Fabio, oggi ci troviamo al secondo trofeo delle eccellenze pugliesi, grazie per l'invito al presidente Scapicchio. La cosa importante è far conoscere il nostro territorio e i nostri prodotti. Quello che vince è il prodotto, il nostro, quello a chilometro zero. E poi ci sono tantissimi pizzaioli, bravi devo dire, e vediamo chi sarà il più bravo, chi sarà il più fortunato e speriamo che vada tutto bene. Oltre agli ingredienti classici sulla pizza, lei da esperto quale vede bene e magari è più particolare? Beh, io di particolare ovviamente vedo il prodotto del mio territorio, ad esempio potrei andare dalla Salicornia fino ad anche lo stesso datterino rosso che può essere usato da tutti, ma ogni territorio ha le sue particolarità e quindi abbiamo dei prodotti che potrebbero sembrare simili ma sono, posso garantirvi, molto molto diversi. Infatti oggi abbiamo delle pizze con datterino che vengono da territori diversi e hanno sapori completamente diversi. Che edizione è questa e quali sono le novità secondo lei che vanno presentate in manifestazioni del genere? Beh, intanto grazie per l'invito che mi ha rivolto Antonio Scapicchio, che è l'organizzatore di questo bellissimo evento di cui ormai noi siamo radicati in maniera profondamente di amicizia che ci lega da diversi anni. Questa è una manifestazione in cui già dice tutto, trofeo delle eccellenze pugliesi, quindi il valore aggiunto che c'è in questi eventi che si fanno è proprio di promuovere non solo il prodotto pizza ma anche quelli che sono i prodotti dell'eccellenza della regione Puglia in questo caso. Antonio ha saputo ben mirare questo evento, lo sta crescendo anno per anno e noi come movimento, quindi come collaborazione che abbiamo da anni che ci contraddistingue per la nostra amicizia, siamo qui presenti con alcuni dei nostri pizzaioli a onorare la sua manifestazione e onorare anche la Puglia, che credo che sia una delle regioni più promettenti d'Italia. Vincenzo Esposito della famosissima pizzeria Carmenella di Napoli, 130 anni di sapere e di pizza, anche lei qui ad Accadia, quali sono le sensazioni? Un'emozione indescrivibile, una bella, bellissima manifestazione che insomma porta sempre bene a tutto il mondo della pizza in generale e sono onoratissimo di essere qui oggi insieme a voi. Possiamo dire che la pizza unisce un po' tutta l'Italia, è vero che è napoletana, però insomma in tutta Italia adesso si stanno attrezzando bene. No, assolutamente sì, la pizza è diventata famosa a Napoli, però comunque anche in altre regioni d'Italia insomma stanno nascendo delle realtà che comunque vanno considerate tale, famose anche loro, perché comunque è un prodotto italiano, a prescindere di napoletano, siciliano, milanese, comunque è un prodotto italiano, varia diverse tipologie ma comunque è un prodotto italiano. Da un maestro del suo livello io mi aspetto una risposta particolare. Qual è la sua pizza preferita? Risposta no particolare, scontatissima, la margherita. La pizza e la margherita? Assolutamente sì. Al massimo la marinara o no? Ma sì, c'è una piccola insomma variazione sul tema proprio, però insomma ci sono tante pizze che sono buonissime, però se io devo considerare qual è la pizza, per me la pizza è la margherita, punto. Antonio Scapicchio, si torna ad Accadia per questo trofeo delle eccellenze pugliesi, quali sono le novità di quest'anno? Le novità di quest'anno sono sempre in crescendo, perché ogni anno ci sono sempre nuovi prodotti da proporre, nuove esperienze, nuovi abbinamenti e bisogna sempre andare avanti. Io dico sempre, la Puglia è una regione ricchissima, non bisogna fermarsi mai. Da dove provengono i pizzaioli iscritti al concorso? Ma quest'anno ci siamo un po' sbilanciati, abbiamo la Sardegna, abbiamo la Calabria, abbiamo l'Umbria, abbiamo le Marche, abbiamo la Sicilia, ci siamo un po' sbilanciati. Però diciamolo,
posso venire da qualsiasi posto, l'eccellenza è sempre solo la pizza. L'eccellenza è solo e sempre la pizza, ma noi come territorio pugliese non abbiamo solo, facciamo questo campionato proprio per dare lustro ai nostri prodotti, perché l'olio, si sa, è quello che va per quello rinomato, è quello extravergine d'oliva pugliese, il pomodoro è quello pugliese, il grano è quello pugliese, la mozzarella è quella pugliese, quindi diciamo che la domanda che hai fatto prima a Vincenzo, qual è la pizza migliore, la pizza preferita? La margherita, perché ci sono tutti questi prodotti che creano un sinonimo, un abbinamento che è l'eccellenza. Professor Angino, oggi presente anche l'Istituto Alberghiero di Foggia, perché? Perché i ragazzi hanno bisogno di fare delle manifestazioni di questo calibro, di questo genere, per capire qual è la vicinanza del mondo scolastico a quello lavorativo. Parliamo di pizza, qual è la pizza preferita da lei che comunque sta nel campo? Io credo che la margherita sia quella per eccellenza, perché i prodotti che possiamo degustare con un assaggio di margherita sono dei prodotti veri, vivi, che rappresentano un po' quello che è la nostra cultura gastronomica, pomodoro, farina e mozzarella, quindi per intenderci latte, formaggi in questo senso. Lei insegna in un alberghiero a Foggia, Foggia fa parte di una zona, la Capitanata, in cui c'è tutta un'eccellenza, olio, pomodoro, farina, solo un valore aggiunto si può dire? Sicuramente sì, un valore aggiunto, un valore che i ragazzi devono scoprire e riscoprire ogni volta, ogni giorno, che sono con le mani in pasta. Quindi diventa importante per loro tornare e rendersi conto che il territorio in cui vivono è ricco di questi prodotti, e quindi mettersi alla prova in ogni momento, senza avere, senza temere altre culture gastronomiche.